Caro Pierluigi, allora raccontaci un po' di questa mostra che, come al solito, ti vedo in prima linea. Anche l'altra volta ti abbiamo... Dici qualcosa, dai. Sì, anche questa volta abbiamo avuto una grande opportunità, avendo incontrato questa figura di Beati, questa figura, o meglio, questa famiglia, questa coppia di coniugi, Luigi e Zelia Martin, vissuti nell'Ottocento, uno nato nel 1823 e una nel 1831, beati 3 anni fa, il 19 ottobre del 2008, come abbiamo ricordato 2 giorni fa nel momento dell'inaugurazione, il giorno stesso di quando sua figlia Santa Teresina del Bambin Gesù è stata riconosciuta dottore della Chiesa. Ecco, in occasione del centro missionario diocesano, in occasione dell'ottobre missionario, scusa, il centro missionario diocesano ha pensato di proporre questa mostra che ha come tema proprio la famiglia, perché siamo di fronte a una delle pochissime coppie di sposi che sono state riconosciute beate, santi dalla Chiesa, grazie alla loro, diciamo così, testimonianza, al loro amore per la Chiesa, all'educazione e alla fede che hanno dato ai loro 9 figli, pur avendone perso 4 in tenerissima età, e poi 5 consacrati, come la mamma aveva chiesto una volta entrata in convento, giovanissima, per motivi di salute, uscita dal convento, chiedeva a Dio appunto di formare una famiglia e di avere tanti figli e di poterli appunto consacrare a Lui. Infatti i 5 figli, figlie meglio, che sono rimaste in vita, sono diventate tutte suore, monache, 4 entrate nel Carmelo e 1 nella Visitazione. E sappiamo benissimo che l'esperienza più bella della storia di questa famiglia è quella di aver generato proprio chi? Santa Teresina del Bambin Gesù. È una santa molto amata dalla Chiesa e dal mondo intero, morta giovanissima, 24 anni, che ha amato Gesù e si è definita anche del volto di Dio, in quel volto che riconosceva anche il volto di suo padre. Ecco, questa famiglia cosa ha fatto di speciale per essere santi? Qualcuno direbbe niente, ha vissuto la quotidianità dentro appunto la famiglia, la condizione laicale e l'educazione dei figli, ha amato la vita come dono di Dio, e proprio il loro compito educativo era quello di offrire i loro figli a Dio, o meglio riconsegnarli a chi glieli aveva donati, quindi era proprio l'educazione al cielo, come dicevano loro, di accompagnarli proprio verso il cielo. Una famiglia che ha vissuto, come dicevo prima, anche situazioni non facili, difficili. Pensiamo che in 3 anni hanno perso 4 bambini ed è stata un'esperienza dolorosissima, ma la stessa mamma Zelia morirà giovanissima e lascerà in vita Teresina a 4 anni, quando aveva appena 46 anni a causa di un tumore al seno, e subito dopo queste 5 figlie appunto decideranno di consacrarsi al Signore. Quindi un'esperienza di coniugi che hanno vissuto e il loro quotidiano, l'eroico è stato proprio il loro quotidiano, ripeto, la loro condizione laicale, la loro famiglia, i loro figli, soprattutto dentro l'esperienza della Chiesa, amando la Chiesa come segno concreto della presenza di Cristo tra noi, e questa è stata proprio la loro, diciamo così, virtù che l'ha portata ad essere riconosciuti beati dopo il miracolo del 2002 di un bambino, Pietro di Monza, che è stato guarito proprio per intercessione di Luigi e Zelia Martin. Allora, mi dicevi che giovedì 27 viene Padre Antonio Sangalli. Padre Antonio Sangalli è un carmelitano scalzo, priore appunto della comunità Ferrara, ed è il postulatore della causa di beatificazione dei beati Luigi e Zelia Martin. È il curatore di questa mostra e sarà presente in cattedrale per un incontro testimonianza dal titolo I Santi cambiano il mondo in ogni tempo. Racconterà la vita e la storia dei santi Luigi e Zelia Martin in riferimento alla loro figlia Santa Teresina del Bambin Gesù. E come dicevo prima, è un'occasione veramente di testimonianza, ma anche di grazia per la nostra città, per la nostra diocesi, in particolare quest'anno, che tratta il tema della famiglia. Inoltre porterà con sé anche delle reliquie dei beati Luigi e Zelia Martin. Appunto, padre Antonio Sangalli in questo periodo sta girando l'Europa con la grande urna delle reliquie fino a maggio, quando torneranno in Italia per essere presenti alla Settimana della Famiglia a Milano. Quindi, ripeto, giovedì 27 alle ore 21 sarà un'occasione di grazia e di testimonianza per la nostra città e per la nostra diocesi. Grazie molte, sai. Grazie Andrea e grazie a voi per l'attenzione a questo momento dell'ottobre missionario. Grazie. Grazie.